chiamo Dennis Zayets, sono un graphic designer, lavoro per Decred. Mi occupo più che altro del design del wallet, delle cose che riguardano il sito web, alcuni servizi che richiedono la nostra attenzione. E in questo momento stiamo facendo un evento in cui praticamente descriviamo come Decred viene percepito, qual è lo scopo di Decred, perché è diverso. Decred è molto diverso da Bitcoin perché abbiamo preso tutte le cose positive che ha Bitcoin e abbiamo pensato come possiamo risolvere questi problemi che abbiamo. Io direi che il problema più grande di Bitcoin è che non c'è un modello in cui governare questo modello. Quindi cosa abbiamo preso? Abbiamo sviluppato una chain che è proof of work e proof of stake. La gente può fare mining, la gente può fare staking, quindi tutti e due hanno il motivo per cui devono investire. In proof of stake la gente può decidere se hanno un interesse in andare in una direzione o nell'altra direzione, possono votare sì o no su alcune decisioni tecniche. Per esempio, se vogliamo fare una fork del Decred, non dobbiamo discutere, litigare su internet, possiamo semplicemente creare un progetto, la gente può decidere se hanno un'intenzione sì oppure no su quel progetto, lo possono votare online. Il nostro sistema del proof of stake dà la possibilità alla gente di acquistare i cosiddetti ticket. Il ticket costa in questo momento intorno ai 80 di cred. Con il tuo ticket praticamente una volta che lo acquisti ti viene attribuito un specifico hash del tuo voto. Di solito dopo i 30 giorni, quando il tuo voto viene chiamato, vieni pagato un piccolo reward che sarebbe 1.4 di cred in questo momento. Quindi i tuoi fondi degli 80 di cred tornano indietro, più ricevi un piccolo reward. Questo nel 2018 avremo un grande anno perché stiamo sviluppando anche una cosa che si chiama Atomic Swaps. Praticamente è un servizio che ti permetterà di fare l'exchange da Decred a Bitcoin, da Bitcoin a diverse cryptocurrency senza utilizzare nessun exchange. Quindi praticamente dovrai semplicemente scaricare il nostro wallet, decidere la valuta in cui sei interessato e decidere la valuta che ti interessa. Il Atomic Swaps fa tutto per te a una fee bassissima, senza mai andare dentro un exchange centralizzato. La gente che comincia ad imparare oggi di blockchain, per di più si focalizza su Bitcoin. Bitcoin è una tecnologia rivoluzionaria, però comincia a diventare una tecnologia vecchia in un senso. In questi ultimi 9-10 anni ci sono stati tantissimi problemi, ci sono delle nuove tecnologie, della generazione della blockchain. Se pensiamo alla blockchain come Bitcoin, io la considero blockchain generazione 1. Ethereum è diventata una generazione 2. In questo momento ci stiamo muovendo nella terza generazione. Anche Ethereum comincia ad avere dei problemi di scaling. Andare ad essere utilizzato da milioni di persone comincia ad avere dei problemi. Quindi penso che Bitcoin resterà sempre come una cryptocurrency. Però potrebbe essere che nei prossimi 2-3 anni potrebbero esserci dei giocatori più grandi di Bitcoin e potremmo anche vedere Bitcoin nella seconda o terza posizione. Ci sono tantissimi progetti con più di 1000 diversi progetti. È difficile trovare qualcosa che ti interessa o qualcosa di buono. Io consiglierei di fare la ricerca più di tutto, quindi andare su Bitcoin Talk, utilizzare Reddit, utilizzare canali come Twitter, però facendo attenzione su Twitter perché a Twitter ci sono talmente tante voci su Twitter che è difficile capire a cosa focalizzarsi. Sicuramente partecipare a degli eventi come questo è un'ottima opportunità per imparare di più sulle diverse cryptocurrencies e tecnologie. Io ho una visione positiva e negativa degli ICO. La visione positiva è che l'ICO ha portato questa tecnologia dove la gente può raccogliere e fare fundraising in una maniera molto facile, veloce, a volte trasparente ma non trasparente. Ci sono molti ICO che
sai, la possibilità di raccogliere tanti soldi per il tuo progetto attira anche la gente che non è in questo settore per buoni motivi. Quindi per quelli che sono interessati nei ICO, secondo me le ICO hanno molta possibilità di darti un buon guadagno, però bisogna che la gente si focalizza sulla compagnia e che cosa esattamente stanno cercando di fare, imparare su quale prodotto stanno cercando di sviluppare, se questo prodotto ha un mercato, se questo prodotto potrebbe essere davvero interessante o non semplicemente qualcosa di fantasioso. Questo sarebbe il mio motivo.